Buonasera ragazzi, non so se il wifi è abbastanza buono e stasera posso restare pochi, pochi minuti in realtà. Vedo che qualcuno si sta connettendo, questo è Obi che scava. Non ho mai fatto una live da un camper in giro per il mondo. Eh no, si blocca. Vedo che la connessione non è abbastanza buona. Mm. Uh. Eh no, volevo aggiornarvi un pochino sul Cino Viaggio. Ma a me continua a cambiarmi la, lo status e mi dice eh, rosso, giallo, verde c'è un cosino che ti dice quanto è buono il, il wifi e mi ha anche detto di cambiare connessione quando scrive così di solito si blocca la, la live. Quindi mi sa mm, mm, che non ci sono, non c'è abbastanza campo. Mm -mm -mm. Mm -hmm. comunque ci possiamo provare se avete delle domande da fare ho appena caricato dei video fra cui l'ultimo sul medical training vi consiglio di andare a guardarlo è un video molto semplice in cui sto asciugando hobby con un segnale di cooperazione e eh, si blocca immaginavo mm, rinuncio Eh, no, non riparte. Mm -mm. Vedo che si blocca, ragazzi, non ce la fa. Ci ho provato e ho fallito. Non funziona. Ciao, ti adoro, grazie. Anche se voglio che i randaggi restino randaggi. Che non vengano rinchiusi per non si sa bene boh, quale tutela. Mm -hmm. Allora, forse adesso il wifi tiene, non lo so. Ci riproviamo. Ora non si blocca più. Sì, infatti, vedo che sem sembra leggere. Vi stavo parlando del medical training, ho appena caricato un video, andatelo a guardare sia su Instagram, trovate qualche informazione in più che qua su TikTok. Eh, vi consiglio di, eh, così, di provare con i vostri cani, è sostanzialmente una forma di cooperazione per poterli manipolare. Io lo, lo sto così, imparando eh, dai trainer che lavorano negli zoo con le tigri, con i leoni, con i coccodrilli, con le orche, con, con l'acqualunque, qualunque, e con tutti gli animali con cui non si può usare brutti modi che usiamo spesso con i cani, perché li prendiamo, li teniamo lì, soprattutto quelli piccini, e funziona. Io sono di Varese, ma in questo momento mi trovo in Grecia. Sono in Grecia in questo istante, non ho idea di dove sono, però sono in Grecia. Buonasera, Al's Family. Vedo spesso che ti butti in certi <ride> dissing anche sul, sui miei commenti, ma poi te li tiri addosso, attenzione. Come aiutare un cane di canile adottato molto pauroso di tutto? Eh, smettendo di. <ride> di deportare i cani liberi dal loro ambiente se un cane di ex proprietà che è finito per strada e poi in canile, poi adottato, ha bisogno di una riabilitazione come fosse una persona che ha subito un trauma e quindi un istruttore. Esperto in modifica comportamentale, possono essere riabilitazioni lunghe. Se hanno basi loro, quindi se sono cani eh, che sono stati socialmente abituati all'uomo fin da cuccioli, quindi no i randaggi, no i cani liberi, eh, magari si fa, si riesce. Se non è così, quindi erano cani liberi, cani che non, nel periodo della socializzazione soprattutto non hanno avuto certe esperienze, così è. E così rimane. E questo non lo dicono mai quando certe associazioni ti mollano dei casi veramente pazzeschi. È possibile addestrare una cagnolina di quasi quattro anni? Se è sana di mente sì. Se ha dei problemi comportamentali prima si risolvono quelli e poi si fa l'addestramento che onestamente si può anche evitare. Cioè, io sono un istruttore ma educazione sì, addestramento si può anche vivere senza. Io stessa non, non sono così fanatica dell'addestramento. Il medical training può essere utile con un cane che ha subito un trauma con i veterinari? Sì, sarebbe stato meglio iniziare prima, però assolutamente sì. In quel caso bisogna fare attenzione che quasi da subito si associ più di una persona, perché quando si fa medical training teoricamente si parte da zero, quindi con un cane che non ha già avuto una brutta esperienza e ci lavora il proprietario, poi il proprietario viene affiancato da qualcuno che imita così l'azione del toilettatore piuttosto che del veterinario, in un caso di quel tipo quindi con un trauma è bene iniziare quasi da subito con due figure, quindi quello che fa il proprietario e quello che finge di essere il, il veterinario, questo perché c'è già una sorta di trauma prima però è, è, è lunga e poi dipende che tipo di trauma è stato, eh? perché ci sono delle cose che non, non è facile, eh, non sempre si può tornare indietro, un piatto rotto, rotto rimane, che se si rompe in due metti un po' di colla, vedi solo la crepa, se vai in mille pezzi, cioè, puoi essere anche un orologiaio, ma non lo sistemi. Allora, Alice, ciao, come posso fare se il mio cane è in passeggiata, vai a tutti i cani e tira? E mancata socializzazione? Probabile andrebbe visto perché bisogna capire qual è la motivazione. Io oggi, adesso chiuderò la live fra qualche, qualche minuto, ehm, cerco di caricare un video di oggi in cui Obi eh, praticamente interagisce con un gatto. Il gatto lo guarda come ma rimasto cane, non mi abbaia. Eh, no, non ti abbaia perché Obi è stato ben socializzato, non da me, ma dall'allevatrice già con i gatti, quindi assolutamente abituato alla loro presenza. Eh, come aiutarti in, in passeggiata con molta calma. Allora, ho oh, un Doberman che amo che poggia spesso il muso su di me, a volte mi spinge, è sbagliato? Non lo so se ti butta giù dalle scale, sì. <ride> non lo so, nel senso che la comunicazione è estremamente dinamica. Quindi oggi abbiamo giocato con Obi e ha ringhiato tutto il tempo stavamo giocando quindi cioè, se io adesso scrivessi però mi ha ringhiato tutto il tempo sembra una roba negativa in realtà stavamo giocando ed era una roba assolutamente normale ho un cane pauroso la pettorina se la sfila non è magro quella d'acca non vorrei usarla boh, usa quello, que quello che vuoi io per un cane pauroso comunque preferirei io mi sentirei più serena con un'antifuga che è quella d'acca con l'H in più poi, se per te non va bene, trova qualcosa che possa fare al caso vostro. Purché non sia uno strozzo, puoi usare sostanzialmente la qualunque. Non fate del male al cane, lavorate in sicurezza e con il minimo di comodità anche vostra. Ah, buonasera, educatrici Cina. Firà come va? Come prosegue la vacanza? Bene, non ho idea di dove siamo, c'è un vento pazzesco, però c'è il wifi qui, quindi. Sto provando a fare una live. Il mio bassotto deve fare il prelievo del sangue. Come posso fare per non farlo agitare? Allora, con un serio medical training si può fare altro che il prelievo. Cioè si arriva a fare veramente delle operazioni estremamente invasive. Ma se il prelievo lo deve fare fra una settimana, non hai tempo di fare nulla. Ci dovevi pensare tipo prima. E non c'è un gran modo di eh, costruire una competenza di quel tipo in... Secondi, ed è un motivo per cui io spesso consiglio di fare riferimento agli istruttori quando avete i cuccioli. Oggi una ragazza su TikTok mi ha scritto che aveva una difficoltà a far sporcare fuori il suo cucciolo di border collie di tre mesi. Cosa doveva fare? Border collie di tre mesi, non sai che i cuccioli sporcano in casa? Ciccia, non, non era il cane che fa per te. Ehm, prendete seriamente il fatto che un istruttore vi fa risparmiare dei soldi. Perché, poi arrivate ad avere un problema, ci chiamate la settimana prima e anche cioè, non è che abbiamo la bacchetta magica. Il lavoro richiede del tempo e non un numero di lezioni infinito. Io ti faccio anche vedere quello che devi fare, poi però tu lo devi fare fino a che il cane non arriva a una certa competenza. Come iniziare ad avere un buon rapporto di manipolazione, come nel video del FON. Ehm, eh, con calma, con calma si parte in realtà con le mani vuote, si insegna la posizione proprio statica come fosse un target. Quindi quando il cane appoggia il suo mento alla, alla mano poi dargli un boccone, digli bravo, il, il feedback che volete voi. Eh, io per queste cose tendo a preferire il cibo, anche se lì non ne avevo e non l'ho usato, perché insegnare una cosa puoi farlo nella vita reale un'altra. Eh, però, step by step. Quindi, lo step numero uno è il mento appoggiato sulla mano. Quando il cane ha apprezzato quel tipo di, di atteggiamento, poi si mette tutto il resto. Una mano che si muove davanti al muso del cane, un oggetto tipo usato, un cucchiaino spostato di qua e di là, se il cane sta fermo, lo premiate, lo rinforzate e così via. Non è difficile, richiede tanto tempo, però, perché dovete allenare tantissime abilità diverse. Eh, consiglio su pettorina che non si sfila quelle di sicurezza quelle ad h più l'anello in fondo le trovi della aghiana dell'Anix, della boa forse adesso anche la trixie ma non mi piace come sono fatte non piacciono a me non, non sono fatte male però non, non le amo sono troppo tagliate giù, giù rigide mm -mm. Allora, come aiutare il cucciolo a imparare a camminare dritto quando siamo fuori? No, piuttosto do una bella birretta a te o un bel grappino in modo che tu segui il cucciolo storto. I cuccioli non devono camminare dritti, a meno che non debbano diventare cani guida per ciechi. Ecco, quella è l'unica eccezione nel mio mondo in cui impongo a un cucciolo di camminare dritto. Quindi se il cucciolo fa la pallina da ping pong, a me va bene. Poi a una certa si chiude e si chiede al cane di mantenere una linea, però le passeggiate non le fanno non le facciamo, ehm, noi, le fanno loro e noi dobbiamo letteralmente seguire. Eh. Quindi non sono l'istruttore che fa quelle cose lì. Eh, 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 come iniziare ad avere un buon rapporto? Te l'ho detto, come si... Cosa si intende con mancata socializzazione? Lui gioca con i cani? No, allora la socializzazione non ha niente a che fare con il giocare con i cani. Per me socializzare, eh, l'ho detto un sacco di volte, lo ripeto volentieri, significa imparare a non rispondere a uno stimolo. Quindi io vedo una cosa. L'altro giorno c'è passata una carrozza con i cavalli davanti, io ero più stupita di Obi, Obi guardato guardata, carrozza con i cavalli, sai che me ne frega. Eh, quella è una buona socializzazione, non rispondere ad uno stimolo, eh, non reagire a tutto quello che, che capita, che è esattamente il contrario. Mm -mm. Allora, stavo lavorando col cucciolo, poi ho interrotto per ricovero, uscito da lì. Odio tutti i veterinari, non mi va di addormentarlo per i vaccini. No, ma no, non te lo addormentano nemmeno per i vaccini, anche perché per addormentarlo devono comunque fargli la, lo stesso tipo di iniezione, anzi quella del mh, per addormentarlo è peggio. Eh, si può cercare di recuperare, questo è Obi che scava, oggi scava, è stanco. Ora uso il collare a semistrozzo, non è la cosa più sicura che ti consiglierei, però se quella ti piace, usala. Come va la vacanza? Bene, in vacanza va sempre bene, ragazzi. Adoro i, mie... Adoro i miei video, grazie. Ho ricevuto un po' di critiche su certe robe, sui cani liberi, vabbè. Probabilmente avrò un cane fra dieci anni, ma vorrei già chiamarti. Allora, consiglio ehm, a chi sta pensando di prendere un cane o prenderà un cane: prima giuro, prima di prenderlo, contattate un istruttore. Io la consulenza pre-adozione l'ho offerta gratuitamente per circa vent'anni, ne ho fatte quattro, forse cinque. Adesso che le faccio pagare ehm, mi chiamano più di frequente. Ehm, Strana, eh, però, è, secondo me è un investimento sul futuro. Allora, buonasera, Emmi Giovi. Volevo fare una domanda. Falla anche perché, ragazzi, sono attaccata al WiFi di un campeggio semi deserto. Siamo in tre camper e su un campeggio da 500. Eh, quindi il rischio che qua crolli, crolli tutto eh, fra un attimo ho un Jack, quando andiamo in giro tira tanto al guinzaglio perché è curioso, come posso calmarlo? La domanda dovrebbe essere quanto esce, quando esce, cosa fate quando siete fuori, è sempre in città, magari l'ambiente in cui lo porti che non va bene. Se esistono posti al mondo dove lui fa una cosa differente, tipo metti il guinzaglio in salotto e non tira, non è il guinzaglio il problema, ma l'ambiente, quindi una mancata socializzazione, lui risponde in modo eccessivo a tutto quello che vede, devi trovare un ambiente che abbia un solo stimolo per volta, o pochi, e da lì aumentare. Ho un pitbull di 38 kg che si crede un maltese di 2, è sempre in braccio, è normale? Sì. I pitbull in realtà sono cani estremamente appiccicosi con l'umano, sono estremamente dolci, molto eh, pucciosi da quel punto di vista e sì, ci, ci può stare. Allora, Ila mi manca un bel, mi viene tra i piedi, rischio di schiacciarlo il cucciolo, sì, fai attenzione. Usa un guinzaglio un po' più lungo e cerca di stare un, un filo tu, un passo indietro. Porterò a casa sabato un bovaro. Bovaro cosa? Del bernese? Ma ho l'ansia per il pensiero della torsione, come fare? Allora, l'ansia non può passare, sì, è un cane a rischio. Eh, io ragiono in termini di eh, quantità di rischio, quanto tempo il cane passerà senza di te proprio a quantità di ore. In base a questa risposta dovrai fare determinate prendere determinate decisioni. Io personalmente passo così tante ore con il mio cane che anche fosse una razza a rischio di torsione, è, co è con me e appena vedo qualcosa che non funziona posso scattare immediatamente, quindi non ho bisogno di fare azioni preventive. Se tu sei fuori molte ore al giorno e il cane passa parecchie ore al giorno da solo, non è una scelta che si può fare, chiedi al veterinario. Uh, uh, uh. Consiglio io un collare a scorrimento, non lo consiglio. Io l'unico consiglio che do sul collare a scorrimento, c'è ancora un mio vecchio articolo del 2001-2002, una roba così, era come catenella per il cesso, proprio per <ride> tirare l'acqua. Quello è il consiglio per il collare a strozzo. Strozzo, perché non si chiama scorrimento, vi stanno perculando, ragazzi: si chiama strozzo. Cos'è la torsione? Praticamente è un problema ehm, di cause ancora abbastanza ignote, in cui lo stomaco del cane letteralmente si eh, ruota su se stesso bloccando eh, l'uscita da, da sopra verso la bocca, diciamo così, inizia a gonfiarsi. E, Molto, molto pericolosa. Se vi capita di vedere un cane che potrebbe avere un rischio torsione, leggetevi tutto quello che trovate su Google. Eh, però la prima e unica cosa da fare è subito chiamata a un veterinario. Anche alle due di notte lo dovete chiamare subitissimo perché la torsione è mortale. Bisogna reagire veramente come delle lippe. Quindi occhio fermo un velcro sì, il pitbull vivo in sardegna esce tutti i pomeriggi col sole in spiaggia la Jack Russell, forse eh, aspetta eh. No, mi sono persa sofia grazie intanto ci sto lavorando anche con più persone sta recuperando bene poi se rerò al vet vedremo no al vet io lo inserisco subito anche se fosse tuo cugino con su un camice bianco lo metterei subito perché la figura mh, è il problema e mh, devi sapere quanto è forte quel problema, cioè basta una persona bianca, un, con un camice bianco per mandarlo in crisi, <coughs> alla ah, vedo dura. Se quello è neutro allora si può accelerare un pochettino il compito e comunque la, il cane non reagisce male e tu puoi continuare a rinforzare. Il mio cane da oggi non abbaia più? Da oggi non abbaia più prima usciva, La bava la bocca? Cosa è successo? Non ne ho idea. Rebecca, dovresti fare queste domande al veterinario e comunque, non, a una tizia che in capo al mondo con un fuso orario diverso dall'Italia, perché qua sono le 11 e mezza butta giù questa live e guarda il numero di un veterinario 24 su 24 e senti loro perché non consiglio il collare a strozzo? Perché si usava nel Medioevo cinofilo. Eh, Funziona, non vi dirò mai il contrario, però ha tutta una serie di effetti collaterali. Andateveli a guardare. Eh, mi viene abbastanza da ridere quelli che dicono: ah no, non fa assolutamente male. Fa così bene che in Germania l'hanno vietato. <ride> l'hanno vietato e arriverà anche da noi il divieto perché è eticamente inaccettabile lavorare in quel modo. Quindi funziona? Sì. Fa male? Sì. Lo hanno vietato in Germania? Sì. A partire dal credo. Fine gennaio, mi sembra. Anche persino le forze di polizia. In Italia abbiamo una legislazione un po' ballerina che dà delle concessioni strane, e, però arriverà anche qua il divieto. C'è già il divieto in alcuni comuni, ma sono regolamenti, manca la legge nazionale, ma vi posso garantire che ci stanno già lavorando. Quindi, se affidate eh, la conduzione del vostro cane al collarastrozzo, iniziate a mettervi all'opera e al lavoro perché ah, in Germania già non ci andate più da, da adesso e fra un po' non girerete più tranquillamente nemmeno in Italia. Quindi, eh, si può fare, si vive tranquillamente senza. Io l'ho usato fino al 2001 quando ho imparato a fare cose diverse. Ho smesso di usarlo e lavoro con recuperi comportamentali. Quindi, chi vi dice cose diverse. O non sa lavorare, o è malafede, o no, non lo so. Uh, non c'è cane che per forza devi usare quel metodo lì. Anzi, peggio sono, meglio, meglio proprio evitare di usare certi metodi. Ad esempio, il tornando al medical training che ho appena caricato il video è di derivazione dagli zoo con gli animali selvatici, quelli che te mangiano davvero, cioè il leone, la tigre, eh, le iene, sono tutti animali su cui mh, non è che puoi andare lì a dargli due strattonate e fai tutto, perché hanno usato un, un segnale di cooperazione, perché se quelle bestie lì decidono che te una roba non la fai, mh, non te la fanno fare. Quindi se si può fare quello con un animale selvatico, possiamo fare questo e ben di più con un animale eh, cioè, eh, come il cane, insomma, che, che vive con noi. Eh, ogni tanto la trovo nei per te. Grazie. Con le live mi piace sempre rispondere: peccato, non siamo vicine. Beh, io lavoro spesso online, riparto con le online dal 2 marzo, ragazzi. Le online intendo le lezioni online. Eh, se non vi posso aiutare perché è una cosa pratica, cerco almeno di darvi ehm, o un nome qual di qualcuno sano di mente nella vostra zona o delle indicazioni per non fare grossi danni, però questo è un lavoro molto pratico. È eh. un parrucchiere non chiedereste di tagliare i capelli al telefono, non chiedete a noi di addestrare un cane senza vederlo. Eh, eh, eh. Allora, casalinga, quindi quasi sempre parlane col veterinario se tu sei praticamente sempre con il cane. Grazie Romina. Il rischio della torsione dovrebbe essere abbastanza minimo. Non vuol dire che il cane non lo avrà mai, vuol dire che se dovesse capitare tu puoi agire molto velocemente. Ho dei consigli per scegliere un buon educatore cinofilo. Controllate il curriculum, chiamate, fate un milione di domande, chiedete che metodi usi. Usi quella rastrozza o fai solo lezioni di gruppo? Perché se fanno solo lezioni di gruppo dedicano poco tempo a voi. Se fanno solo eh, lezioni individuali, eh, magari non usano sempre dei metodi coerenti. Quindi secondo me, nel, nel mezzo c'è sempre il giusto. Poi controllate anche le referenze, cioè se io per la mia caldaia cerco quello che è specializzato sulla marca della caldaia ma io al mio cane le mani a uno che non so che cavolo è eh, non gliele faccio mettere addosso Quindi. allora il mio nano fuori senza guinzaglio con altri cani ingestibili consigli mancata socializzazione bisogna ripartire probabilmente da zero però non lo so, eh. Eh, parto dal presupposto che è anche uno spitz. Tanto sereni quando sono in passeggiata non lo sono: sono quei piccoli cosi che sembrano dei gremlins bagnati dopo mezzanotte. Un po' così ogni tanto, perdonami, è un'altra arrabbia. Però ogni tanto sono così. Quindi non lo so. Magari è un'iperreazione normale sua e forse l'hai un pochettino sottovalutata prima. Però un consiglio che non fa un danno. Se a distanza eh, vedete un qualunque cane o qualunque cosa, una mosca, e il tuo spitz non reagisce, tu per non saperne leggere né scrivere dagli un premio. Male che vada, hai rinforzato una non reazione, che non è la soluzione del problema, però almeno un po' di calma l'hai ottenuta. Tira solo quando gli passano troppo vicino consigli, è colpa tua, perché sei tu che guidi il cane, quindi se gli altri ti vengono contro sei tu che devi deviarti, spostarti o fare barriera. E tanto che non ti vedo in live, è tanto che non faccio live, perché prima della partenza dovevo preparare la partenza, adesso che sono partita non ho, non ho ma, praticamente mai wifi e quindi eh, comunque ciao Romina. Romina ha scritto un libro ragazzi, eh, Romina Gadao, andate a guardare se avete dei bambini o dei nipotini, dei fratellini, eh, che, a cui piacciono i cani, guardate il libro di Romina, io ce l'ho, l'ho letto, è bello, fatto bene, carino, anche proprio a livello di didattica, è bello, consigliato. Torniamo al Jack, Ha paura del rumore delle macchine tende a tirare, questo è iniziato dai sei mesi, l'hai sovraesposto probabilmente, però... Non lo so, socializzare vuol dire insegnare a non rispondere a uno stimolo, non a rispondere in modo eccessivo, però andrebbe visto anche perché se tu mi dici che ha paura, mh, co come premi un cane che ha paura, non è che gli è poi dà da, da mangiare e gli passa la paura, non funziona così, ragazzi. Capisco l'importanza della socializzazione, ma ho paura. Um, ho un cucciolo di due mesi, ma ho paura di uscirlo per il freddo e i virus in giro. Allora, se lo tieni chiuso in casa, potevi fare a meno di prendere un cane, anzi, non venirmelo a dire a me perché mi incazzo solo all'idea. Però, un cane di due mesi va portato non in presenza di altri cani, non in presenza di animali, non dove può fare brutte esperienze, ma in posti molto tranquilli, sì. Anche perché se non lo porti fuori adesso, quando poi uscirà, la socializzazione sarà chiusa perché si chiude tra le 12 e le 16 settimane di vita, ragazzi, di vita eh? e, e a quel punto ti trovi uno psicopatico in casa per il resto della vita, quindi mm -mm. consigli generali per cuccioli di 4 mesi, come socializzare l'ho appena detto, guarda però 4 mesi la socializzazione è già andata è tardi dove ha fatto prima, in che zona lavoro? io online ovunque e però sono di Varese Adesso sono un po' più distante in questo momento nella zona di Reggio Modena, qualcuno. Eh, forse sì, scrivimi su Instagram, però, ragazzi, fino a che non rientro, eh, la mia agenda, tra virgolette, il mio librettino nero dei colleghi che ho è a casa. Quindi dal 2 marzo ti posso rispondere se ho qualcuno in zona, penso di sì, perché a memoria qualcuno di decente lì in zona c'è. Ho un pastore maremmano perennemente addosso in cerca di coccole super coccolone strano perché di solito i maremmani sono molto stagiude dos, però di tecnica buone dovrebbero averle, come faccio a rendere meno morbosa la mia barboncina? Ehm, dipende perché spesso volentieri ehm, anzi... Togli il dipende, noi abbiamo quello che rinforziamo. Se lei è così è perché tu sei così e l'hai rinforzata a quel tipo di comportamento. In queste situazioni di solito io lavoro più sul proprietario che non sul cane, perché se io cambio te, il modo in cui tu ti relazioni, ti muovi e ti poni verso il cane, il cane, ottenendo rinforzi differenti, modifica in automatico il suo modo di fare. Se tu cerchi di cambiare il modo di fare del cane, in realtà quello che ottieni ehm, spesso il contrario perché tu fai parte della, della relazione quindi non, non, non ne vieni a capo ecco, hai bisogno di un occhio esterno che ti dica hai visto che lì hai dato un rinforzo e non avresti dovuto anche perché spesso i rinforzi sono uno sguardo eh, ragazzi voi spesso pensate che si devono fare chissà quali grandi premi ma allora ho uno spitz che ogni tanto fa la pipì all'angolo del piumone. Come posso fargli perdere il vizio? C'è qualcosa che non va. I cani non sporcano in casa. Se sporca in casa, qualcosa è andato storto, o hai usato le non l'hai sgridato, non esce abbastanza, o c'è qualche altro problema, c'è mal di pancia, c'ha la qualunque. Ma un cane che sporca in casa ha sempre qualcosa che non va, sempre: 99 su 100. L'unica. Variante che lascio è il cane anziano che ha una certa. se sbarrella via un attimo come, come i cuccioli. Cosa intendo per online? Faccio consulenze online, faccio lezioni online dal 2 marzo, ragazzi. Prima no. Infatti, anche se mi scrivete, partono le mail quelle con la risposta automatica che rientro il 2 marzo. Il mio cane abbaia quando è felice o quando vuole qualcosa. Come posso fare per farlo smettere? Menalo! <ride> se abbaia quando è felice meno, lui vedrà che non è più felice, non lo so, ehm, dipende che cane è, dipende eh, quanto abbaia, ehm, a volte anche proprio dirgli silenzio abbassando la voce induce il cane a rispondere, però andrebbe visto un cane che abbaia troppo a qualcosa che non va. Uh, uh, uh. Ragazzi, io um, sono riuscita comunque a mantenere la live per quasi mezz'ora, non lo credevo possibile. Ehm, Spero di riuscire a riconnettermi, però non ho nessuna garanzia, anche perché non ho idea di dove andiamo, ci spostiamo tutti, tutti i giorni. Continuerò a caricare i video anche, eh, anche in viaggio su, su Cino Viaggio, anzi, vi consiglio di seguire l'hashtag Cino Viaggio, eh, così che sarete più pronti possibili per l'estate 2022 fa un freddo barbino, eh, però in viaggio un sacco di informazioni ve le, ve le posso dare. Ehm, grazie per esservi connessi, connessione un po' così, di solito dico carico le live sul canale YouTube, mm, mm, proverò a farlo ma al mio rientro, non, qui non è proprio fattibile, quindi ci vediamo alla prossima, bau bau e seguiteci in un viaggio, ciao!